forza politica di vertice, no? Chiaro che un conto è vedere Berlusconi al governo e D'Alema o Veltroni capo dell'opposizione. Cioè, in casa, ecco, che, stanno, che potrebbero superarlo. Diciamo. Che deve decidere chi. Insomma, la crisi della sinistra è davanti agli occhi di tutti. Però c'è una crisi di quell'establishment finanziario che era molto più legato al centro-sinistra. Per esempio le banche. Le banche, no? Soprattutto si diceva sempre l'elenco dei capi operativi delle banche coincideva con i grandi partecipanti alle primarie, addirittura dell'Ulivo, del centro-sinistra. Tranne Geronzi, a dire il vero, tranne Geronzi. Però tranne solo Geronzi. E l'altra cosa, il terzo elemento, quando ha governato nelle scorse edizioni, diciamo, il centrodestra, cioè Berlusconi, c'era un nuovo rigoglioso successo dell'informazione d'opposizione. I giornali di sinistra, quando governava il centrodestra, guadagnavano fondi. Questa volta sta succedendo esattamente l'opposto. Hai l'allineamento quindi di una grave crisi del centro-sinistra politico, dell'establishment di centro-sinistra nel mondo della finanza e della informazione legata all'attuale opposizione. Questa è una situazione su cui obiettivamente il centrodestra non ha avuto nessuna responsabilità. Non è che Berlusconi ha segato il manifesto o ha fatto i grandi assalti alle banche, quelli li ha sognati magari da 15 anni a questa parte. Le cose sono andate così per conto loro. E questo ovviamente a maggior ragione riguarda anche l'opposizione politica. Il centro-sinistra si è fatto male ripetutamente e adesso in maniera abbastanza decisiva, assolutamente. Cioè dico assolutamente una cosa che potrebbe essere una grande loro problema. Loro avrebbero bisogno, e Tremonti è il primo a saperlo, perché è il più accorto, preparato e colto dei ministri, di un'opposizione incalzante su queste piedi. Mi ha rovinato. Non ci confondiamo qui, perché cioè, mentale, già confondiamo Santoro con Travaglio, adesso confondiamo mentale con Santoro. Cioè non è che se dice lui una cosa la rovina, è bravo, è un disastro. Però questo è un dato di fatto, secondo me è clamoroso, che dà il senso di una situazione che è inedita e che mette loro a diretto contatto con una forza di governo senza nessun ammortizzatore, ha lasciato perdere il problema ovviamente della sinistra sindacale, che in tutto questo deserto ovviamente si trova a mal partito. È uno scompenso sociopolitico di grandissimo rilievo, che fa male un po' a tutti, ma che anche